Era una missione impossibile senza un giocatore fondamentale. Un tuo commento. Ma ci abbiamo provato chiaramente contro una squadra attrezzata, forte tecnicamente, forte fisicamente. Non siamo riusciti forse per tutti i 40 minuti a mantenere un'aggressività, diciamo, ottimale. Però ci sono stati dei momenti della partita che siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio, a crederci, e magari un canestrino in più in quelle situazioni ci avrebbero aiutato ad aprire la partita. È vero che nei primi due quarti però abbiamo subito 8 punti facili in contropiede, sono 8 punti che hanno pesato tanto, e poi da sotto sicuramente stasera non siamo stati pericolosi, mettiamola così. Diciamo che dobbiamo essere sicuramente più duri, più concreti, perché altrimenti poi diventa difficile giocare, specialmente contro una squadra di questo tipo che ha chili e centimetri. Lì, secondo me, hanno pesato tanto sull'economia dei primi due quarti, hanno pesato tanto. È vero che noi dobbiamo ancora migliorare su tante cose, sia a livello difensivo che a livello offensivo. La cosa che mi dà, diciamo, soddisfazione stasera è che i ragazzi chiamati dalla panchina obiettivamente hanno dato un contributo consistente, sia Daniele Dell'Uomo che Andrea Procopio. In una situazione difficile dove Andrea Procopio aveva perso una palla, si è subito ripreso. Questi sono segnali positivi, e poi sicuramente la rabbia di Dio, di Calabretta, di Battaglia. Con gli altri, secondo me, dobbiamo crescere ancora a livello di temperamento. Biordi oggi non stava benissimo, però, cioè, voglio dire, sono cose che nell'arco di un campionato sono normali. Un'impressione sull'avversario, questo Barcellona che continua il suo volo in vetta alla classifica. Barcellona, secondo me, è una delle candidate più serie per arrivare in fondo e arrivare nei primi due posti, nei primi tre posti. Sono completi in tutti i reparti, hanno mantenuto 4 quinti dell'anno scorso, hanno recuperato De Angelis che oggi ha inciso nella partita, nei momenti difficili ha fatto due canestri importanti, e hanno aggiunto Bruni che a questo livello sicuramente è un signor giocatore, non c'è dubbio. E in più poi dalla panchina secondo me hanno rotazioni importanti, sono una squadra grossa che hanno tante soluzioni.